Io stesso ho sentito nelle scorse ore il ministro Speranza del lotto che riguarda questa distribuzione. In Sicilia, come in altre regioni italiane, erano arrivate numerose dosi, segnatamente in Sicilia oltre 20.000, 18.000 delle quali già somministrate. Il codice del lotto è ABV2856, identifica il campione di vaccino AstraZeneca che è stato inoculato al militare 43enne Stefano Paternò e al poliziotto Davide Villa, 50 anni. Entrambi sono morti. La magistratura sta tentando di comprendere le cause, ma il lotto di vaccini è stato ritirato dall'AIFA ed è scattato il sequestro dei carabinieri del NAS. L'attenzione è massima, il governo nazionale ha chiesto ad AIFA e ad EMA di intervenire con rapidità, però noi dobbiamo proseguire in maniera responsabile. Dal vaccino al decesso sono intercorse poco più di 12 ore. Era un soggetto in ottimo stato di salute, come certificato con cadenza biennale dall'arma di appartenenza. Stefano Paternò lascia due figli. La morte del poliziotto Davide Villa ha ferito Catania, ma è sul nesso di causalità tra il vaccino e il decesso che si concentrano le attenzioni degli inquirenti. In ballo, però, c'è il rischio che possa subire rallentamenti la campagna di vaccinazione. E soltanto gli esami autoptici ci potranno chiarire e dire qual è stata realmente la causa di questi decessi. Prima facciamo arrivare quanti più vaccini possibile, prima usciamo da questo incubo che ormai ci trasciniamo da un anno. Teniamo conto che per il Covid abbiamo oltre 100.000 decessi.